Sospeso il blocco dei TIR in Sicilia, la revoca dei presidi nei punti nevralgici nasce dopo un accordo trovato a Catania, nel quale si sono incontrati la presidenza della regione siciliana, l'assessorato ai trasporti, le organizzazioni sindacali, i grandi gruppi della gestione e della distribuzione organizzata. E dunque sarà convocato un tavolo permanente alla regione con la partecipazione dei grandi e dei piccoli autotrasportatori della committenza. Le aziende si sono impegnate alla ripresa delle consegne, ad aumentare il pagamento del lavoro ai trasportatori che con la regione saranno presenti al tavolo che sarà aperto dal governo a Roma. Dopo 48 ore, gli autotrasportatori siciliani hanno deciso, accogliendo la richiesta del presidente Musumeci, di sospendere il loro sciopero. L'avvertenza rimane, perché se da un lato gli autotrasportatori hanno dimostrato senso di responsabilità nei confronti del mondo produttivo e della collettività siciliana tutta, dall'altro lato i problemi per la categoria sono tutti sul tappeto. E allora ecco perché, da un lato, il governo della regione ha convocato in maniera permanente un tavolo tecnico che possa suggerire, possa avanzare proposte a Roma, dall'altro lato il governo nazionale non può girarsi dall'altro lato, ma deve intervenire in maniera strutturale nei confronti di un comparto che mai come oggi sta scontando i morsi della crisi e l'aumento dei costi, ad iniziare dal carburante. Ecco perché settimana prossima, mercoledì prossimo, saremo a Roma dal ministro Giovannini, a cui chiederemo, e siamo convinti di poterli ottenere, delle misure strutturali che possono dare una soluzione a un problema diventato ormai annoso.